Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Certamente tutti lo sapete, la Pasqua che noi cristiani celebriamo dura per ben 8 giorni, oggi 8ª di Pasqua, festa della Divina Misericordia. Siamo ancora immersi nel clima pasquale, lo sappiamo, una Pasqua veramente unica, indicibile, difficile anche da descrivere, proprio per il periodo che stiamo vivendo. Ma il coronavirus non ha permesso al Signore di rimanere nel sepolcro. Il Signore è uscito, vivo, più che mai, è il risorto, è il vivente. Lo abbiamo cantato insieme la notte di Pasqua durante la solenne veglia pasquale. Ecco, in questo grande giorno di Pasqua, a Fino del Monte, questa settimana le campane sono sempre suonate a solennità, proprio per dirci che c'è questa gioia che siamo chiamati a portare nel cuore e poi a condividerla con gli altri. Ecco, in questo giorno pasquale noi ritorniamo in quel cenacolo di 2000 anni fa, dove l'Evangelista Giovanni ci racconta quello che è successo dopo
quella corsa mattutina fatta al sepolcro, Maria Maddalena, che trova il sepolcro vuoto, va dai discepoli, parte Pietro con il discepolo che Gesù amava, vanno al sepolcro di corsa, vedono che la pietra è stata tolta dall'imboccatura, vedono ed entrano nel sepolcro, le bende per terra, il sudato ben piegato in un luogo a parte, e arriva la sera di quel giorno. E noi troviamo i discepoli, 10, Giuda aveva fatto un'altra scelta, sappiamo che Tommaso non era con loro, questi 10 discepoli che rappresentano la Chiesa, chiusi, a porte chiuse, per paura. Questa indicazione già può servirci, a noi come Chiesa, perché la paura è una brutta consigliera. La paura spesso, appunto, ci fa chiudere in noi stessi. E quante volte la Chiesa ha vissuto proprio questo dramma, non so, penso alla rivoluzione scientifica, Galileo Galilei, la Chiesa si era chiusa, ma così in tantissime altre occasioni, anche di fronte alla cultura moderna, tante volte il rischio che abbiamo potuto vivere è proprio quello di stare nel nostro cenacolo, chiusi, a porte ben serrate, la paura del confronto, la paura del dialogo, la paura che la buona notizia del Signore risorto non avesse più uno spazio nella storia, nella vita, nel cuore, nelle coscienze, nell'anima delle persone di oggi, della cultura odierna. Tanto l'uomo può vivere bene anche senza Dio, questa è l'aria che respiriamo. Tanto ci sentiamo talmente autonomi, autoreferenziali, che credere in Dio, ecco, chiusi. Sarebbe bello in questa settimana, cari amici, se ciascuno di noi potesse dare un nome, se ci sono, alle paure che ci portiamo dentro. Quali sono le nostre paure? Quali sono quelle paure che ci fanno chiudere ermeticamente in noi stessi? Penso alla relazione tra coniugi, alla relazione tra genitori e figli, tra colleghi di lavoro, anche in questo tempo dove dobbiamo tenere le distanze. Abbiamo paura di Dio magari, abbiamo paura magari della Sua parola, abbiamo paura che la Sua proposta di vita possa sconvolgere i nostri progetti. Proviamo a dare un nome alle paure. Ecco, i discepoli erano in quel cenacolo perché avevano paura. Cosa succede? C'è Gesù con loro. Gesù non è come una lampadina di Natale che c'è, poi non c'è, compare, poi scompare. Il Signore stette in mezzo, c'era già. A un certo punto sono gli occhi dei discepoli, non tanto gli occhi del corpo, ma gli occhi della fede, che lo riconoscono come una presenza meravigliosa, vera, viva, vivente. E Gesù, per farsi riconoscere, cosa fa? Mostra le mani e il costato, è la sua carta d'identità, è la carta d'identità del risorto, di colui che non è tornato indietro riprendendo un corpo umano, ma di colui che con la resurrezione è andato oltre, è andato avanti ed è entrato nella vita dell'Eterno. Mostra le mani. Vi lascio anche questo ulteriore esercizio, cari amici. Questa settimana, oltre a dare un nome alle nostre paure, proviamo a guardare le nostre mani. Perché? Perché Gesù mostra quelle mani, mostra ai discepoli quelle mani che hanno benedetto, che hanno accarezzato gli ammalati, che hanno si sono posati sulle teste dei bambini, si sono fatte prossime alle persone più disperate, quelle mani che avevano toccato i piedi ai discepoli durante la cena, la lavanda dei piedi, quelle mani che noi uomini abbiamo tentato di bucare appendendo Cristo sulla croce, cioè bloccandole quelle mani, perché quelle mani parlavano delle mani di Dio, parlavano della novità di Dio, che non è il Dio che giudica, non è il Dio che condanna, non è il Dio che apre la sua mano per la vendetta, ma le mani di Gesù, il costato di Gesù, rappresentano proprio l'identità di Dio, di questo Dio
misericordia, di questo Dio che ama, di questo Dio che dà tutto, di questo Dio che non trattiene niente. Ecco la carta d'identità del risorto. Mostra le mani ai discepoli, mostra il costato, cioè mostra questo stile di vita nuova che ogni credente dovrebbe assumere nella propria routine quotidiana, anche nei tempi del coronavirus. Il Vangelo di Giovanni dice: i discepoli gioirono a vedere il Signore. E il Signore che soffia in loro lo Spirito Santo, soffia in loro la capacità di amare come Lui ama. Questo è lo Spirito. E ciascuno di noi è abitato da questo Spirito. E poi il Signore che dice ai discepoli: come il Padre ha mandato me, io mando voi, andate e usate le vostre mani per portare perdono, per portare speranza, per portare tenerezza, per portare carezza, per portare appunto misericordia. Questo è il mandato del risorto alla sua Chiesa. Il Signore non ci chiede di rimanere chiusi, schiacciati dalle nostre paure, ma ci dona lo Spirito per poter andare nel mondo e attraverso la nostra vita rappresentata dalle mani, dal costato, dal cuore, diventare un piccolo riflesso della tenerezza di Dio. C'è Tommaso, che viene chiamato Didimo, cioè gemello, perché Tommaso rappresenta ciascuno di noi, ci assomiglia molto Tommaso. Anche noi, come lui, siamo pronti a dare la vita per il Signore. Poi siamo pronti anche a lasciarlo solo, come è successo nel Getsema. Siamo pronti a dare tutto, ma siamo pronti anche a voltargli le spalle quando è stato inchiodato alla croce. E probabilmente Tommaso era schiacciato dalla paura anche lui, dal senso di colpa, dal non essere riuscito ad essere un discepolo fedele. Torna nel cenacolo, torna dove c'è la comunità, perché Dio lo incontri lì. Dio lo incontri quando la comunità è riunita. E i discepoli, i suoi amici che gli dicono: abbiamo visto il Signore, e Lui come noi di fronte al mistero grande della resurrezione dice: io voglio capire, io voglio toccare, io voglio delle prove razionali. E 8 giorni dopo Gesù prende in parola Tommaso, stette in mezzo, ancora una volta regala la pace, perché il Signore non viene là dove noi abitiamo per dirci: guarda che non sei stato bravo, guarda che adesso... Quello è il Dio che abbiamo inventato noi. Gesù risorto 8 giorni dopo in quel cenacolo dice: pace a voi. Poi guarda Tommaso e cosa fa? Gli rimostra le mani. Guarda le mie mani, guarda il mio costato. Tommaso, vuoi amare così? Vuoi spendere la tua vita così? Il Vangelo non dice che Tommaso ha toccato. Gli è bastato risentire ancora una volta questo stile di vita nuova che il Signore risorto chiede a ciascuno di noi di incarnare nelle situazioni più concrete di ogni giorno. Ed ecco la professione di fede. Tu, mio Signore, mio Dio. Anche qui, cari fratelli, un esercizio che farò anch'io, mentre mi guardo le mani e dico: ma la mia vita assomiglia alla vita del Signore, sono capace appunto di servizio in tutte le sue sfaccettature. Proviamo anche a domandarci: ma il Signore è davvero il nostro Signore, il nostro Dio? Davvero Lui è un po' il centro della nostra vita? Davvero tutto parte da Lui? Chiediamogli al Signore questa grande grazia, la grazia di fare esperienza della sua misericordia. Se il nostro cuore è abitato dal peccato, Dio è più grande del nostro peccato. Se tocchiamo con mano i nostri fallimenti, Dio è più grande dei nostri fallimenti. E l'ultimo esercizio che vi lascio: diamo un nome alle nostre paure, guardiamoci le mani e verifichiamo se le nostre mani raccontano Dio, e nella nostra preghiera personale ripetiamocelo spesso: pace. Pace. Pace a te.